Ho sentito quasi alla fine del primo tempo un po' contrarre il muscolo, però ci può stare, nel senso non penso che sia nulla di grave. Ovviamente poi quando abbiamo fatto gol poi siamo andati dentro spogliatoio, ho chiesto io di rientrare per provare, però vedendo che non volevo, se c'è un qualcosa, peggiorarlo, cioè nel senso, quindi non sono voluto andare oltre e mi sono fermato in tempo, quindi sperando che non sia nulla di grave, ma non, secondo me non lo è, ecco. Come hai detto tu, sapere di aver vinto contro la squadra più forte del campionato, che non c'entra niente in questa categoria, per noi deve essere un punto di partenza. Sappiamo, come ho già detto a parecchie persone, che abbiamo passato un momento un po' di negativo, non ci prendiamo in giro, lo sappiamo tutti, e noi ripartiremo da questa vittoria per cercare di fare il nostro campionato. Ma non so dire oggi quale sarà il nostro obiettivo, ma sicuramente, ripeto quello che ha detto il mister, è fare i playoff. Cercheremo di farli nella migliore posizione possibile e noi ce la metteremo tutte le partite per cercare di portare più punti possibili a casa. Diciamo che era un po' sta cosa che pensavo tra me e me, fai gol e non riesci a portare punti alla squadra, è un po' frustrante, quindi questo gol contro la squadra più forte in casa sicuramente è uno lo metto nella mia classifica dei gol più importanti per il momento che attraversavamo, quindi per tutta una serie di circostanze, e cercherò di farne altri che porteranno punti alla squadra. Sì, innanzitutto complimenti per il gol, per la Grazie. freddezza, perché Grazie. ecco, avevi questo problemino fisico, come ci sei arrivato con tanto ardore su questo pallone. Questo è sembrato dall'esterno, la vittoria di una squadra che in settimana, a parte il lavoro fisico, esce dal campo mentalmente convinta di poter vincere questa partita. È stata questa cosa che è arrivata a soddisfatto. Sì, io vorrei anche dire che contro la Turris abbiamo fatto un ottimo primo tempo e quindi anche lì c'erano stati segnali molto incoraggianti. Poi ovviamente prendi gol subito dopo, ne prendi un altro e la partita è difficile. Però questa squadra secondo me crescerà tanto, perché stiamo lavorando bene, cercheremo di recuperare i giocatori che sono fuori, quindi sono giocatori importanti che oggi non neanche erano i convocati, quindi questa squadra ha tutto da guadagnare e sicuramente con l'aiuto di tutto l'ambiente, dei tifosi che comunque ci hanno sempre sostenuto nonostante il periodo nero, perché penso abbiamo fatto, venivamo da 5 partite, 4 sconfitte e una vittoria, quindi abbiamo sempre avuto il calore di tutta la gente, quindi questo per noi è un motivo in più e noi cerchiamo di ripagarli sul campo. Sapevamo che loro ci tenevano tanto a questa squadra, a questa partita e niente, abbiamo regalato penso una gioia e vogliamo continuare così. Io parto da questa prestazione perché è stata una prestazione importante contro una squadra forte, ripeto, contro una squadra che ha penso 3 giocatori forti per ruolo, quindi stiamo parlando di una costruzione di una squadra che è di un altro livello. Però io ci tenevo a dire, oltre al gol, alla prestazione che c'è stata, ci sono anche dei ragazzi, prendiamo Guarracino, prendiamo gente che comunque ha giocato poco, che sono entrati tutti. E rientrava Meg, rientrava, non lo so, Caldore piuttosto che un altro, ma tutti quanti sono usciti stremati e Esposito che è entrato 5 minuti, quindi questo deve essere il nostro punto di partenza qua, perché secondo me se la portiamo avanti e ci piazziamo con un buon risultato, poi a venire qua a Castellammare a vincere non è semplice, quindi noi quello è il nostro obiettivo. Loro sono stati sempre perfetti, ci hanno a volte, ma neanche mai contestato, ci hanno magari detto di fare qualcosa in più, giustamente, perché però loro ci hanno sempre aiutato e io mi sono anche meravigliato in alcune situazioni perché hanno avuto tanta pazienza. Però loro sanno che penso che hanno di fronte una squadra di ragazzi seri, ragazzi che ci tengono, tanti giovani, quindi sanno che quando non arrivavano i risultati non era perché noi non volevamo farli arrivare. Il problema è che per una serie di circostanze erano un periodo negativo. Speriamo di lasciarcelo alle spalle. Noi oggi abbiamo vinto, domenica abbiamo un'altra battaglia da vincere e quindi non ci dobbiamo fermare. Questo deve essere un punto di partenza, ma non un arrivo, perché ancora non abbiamo fatto nulla. Grazie a tutti.